Ciao ragazze, oggi proviamo qualche nuova palette di Shiglam, non qualche, una nuova palette di Shiglam. Questa non l'ho acquistata io, ma è della nuova serie di cui me ne hanno mandata una in omaggio. Parto applicando questo siero, questo prodotto che si chiama Instantly Ageless. Questo mi è stato mandato gratuitamente da provare, non mi è stato chiesto in realtà di farlo vedere in video, ma mi è stato chiesto un lavoro diverso, di fare un video promozionale che avrebbero poi condiviso loro. Io l'ho provato per la prima volta in camera e gli ho mandato così giusto per far vedere cosa avevo girato, e gli è piaciuto talmente tanto il video che io avevo girato così a caso che hanno deciso di usare quello. Quindi non mi hanno chiesto, cioè per me era una prova in realtà, ma in realtà invece no. Allora, è piaciuto. E perché ve ne parlo? Perché è un prodotto molto particolare, non è curativo, ma ha un effetto filler. La mia stellina ha un effetto filler strepitoso. Quindi, no, veramente, veramente molto, molto particolare. Ora lo lasciamo agire 2 minuti e poi torno. Allora, 2 minuti sono più o meno passati, il prodotto è asciutto e l'effetto che sentite è proprio quello di riempire. Non so se notate, ma è più pieno. Ripeto, non è curativo. La confezione è questa, tanto ve la faccio vedere. Le fialettine che vi ho fatto vedere sono richiudibili. E per me questa è la terza o la quarta applicazione e ce n'è ancora dentro. Nella confezione ce n'è 25 e costano 90 euro mi pare, ma non sono sicura. Comunque vi metto il link qui sotto. Allora, parto subito con gli occhi. E questo sta finendo. E questa qui è la mia base di Kaleidos, come sempre. Dietro abbiamo lo sbandieratore genovese che oggi è festa a Genova. Cosa sta facendo? Cos'è questo via vai, questo rumore che si sente? Vai a vedere. È papà. Era papà. Allora, noi oggi non facciamo niente di particolare, in realtà, perché abbiamo 2 impegni. Un pranzo con gli zii e un compleanno. Quindi siamo impegnatissime. Allora, palette, Shiglam. La palette è questa, che si chiama Thin Within, della nuova collezione del mese. Ed è questa che ci è piaciuta subito tantissimo, per cui iniziamo. In realtà non vorrei fare per l'ennesima volta qualcosa di blu, perché ultimamente sto facendo solo trucchi blu, quindi vediamo cosa tiriamo fuori. Partirei un viola con Water Orchid, che è questo viola. Okay. Ho obbedito e lo applichiamo così. Nella piega l'effetto dura tante ore, perché a me dura una giornata fondamentalmente. Poi dipende anche un po' che cosa andate ad applicare sopra. In realtà, con un pennello sempre da sfumatura andiamo ad applicare questo viola qua, che si chiama Swim for the Win, e lo mettiamo nella piega così.
perché non ti prendi un fumetto da leggere? E lo sfumiamo tanto, 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 tanto. E poi vado a prendere un correttore e ne applico, prendo questo qua di Catrice, ne applico un goccino al centro dell'occhio. Guilty Pleasure e Bouquet d'Oignon e vado ad applicare. Ok, oggi vado ad applicare questa matita blu di Essence come eyeliner, si chiama Cool Down. Forse nella rima interna potremmo applicare qualcos'altro. Nella rima interna andiamo ad applicare questo lilla lavanda di Undyne. Ok, a questo punto passiamo al mascara e siamo addirittura all'arrivo con questi due, quindi li applico. Ok, base viso, questo prodotto di Catrice, Keep Me Matte. Ho un mega brufolo che mi fa malissimo anche, tra l'altro. Ok. A questo punto correttore e vado ad applicarlo sotto gli occhi e un pochino anche qua con un pennello morbido, lo applico . Eccoci qua, e adesso con il pennello che non ho ancora preso. Ah, ho cambiato cestinini, adesso ce li ho tutti uguali, di colori diversi. Con il pennello da fondotinta vado a sfumare bene. Ok, a questo punto il mio solito mix di fondotinta. Adesso poi aspetto solo un secondo che si asciughi meglio il mascara e poi vado a finire sotto gli occhi. Ho sbagliato a mettere il mascara prima. Allora, il fondotinta, per chi non abbia visto un altro video precedente, è un mix di due fondotinta, fondotinta di NYX Control Drop Pro e un fondotinta di Astra. Uno era troppo chiaro, uno era troppo scuro e quindi li ho uniti. Ho un altro fondotinta di Astra che in realtà è un po' scuro e forse potrei iniziare ad aggiungerlo per scurire un goccino questo, perché mi sembra di essere un filino più abbronzata ora.
non abbronzatissima, ma un filino più colorata. Ok. Prossimo obiettivo, lavare i pennelli. A questo punto vado a mettere il blush e oggi usiamo un blush in crema, no, in gel di NYX. Io lo prelevo dal tappo con un pennello duo fibre. Molto molto pigmentato. Poi vado ad applicare un po' di cipria Perfect Stay di Love Art. Così fissiamo il tutto. Poi come contour oggi usiamo questo bronzer, cioè in realtà non è un contour ma è un bronzer, quindi questo qui è di Kiko della Fruit Explosion. Meglio, eh? Ci siamo dati un po' di colore. Adesso l'illuminante, questo qui di Catrice, che si chiama Modern Glow Highlighter, è il numero 10 Ultimate Platinum Glaze, pennello da illuminante di Kaleidos. Sopracciglia, kit di Astra, faccio le sopracciglia e torno. Allora, nel frattempo è arrivato il corriere con le sedie da giardino, per cui in realtà sono accaldatissima perché me le sono dovute portare su dalla strada fino al giardino. Sono due piani di scale. Sì, a Genova tu hai il giardino anche se non sei a piano terra. Genova è strana. Allora, ho 4 prodotti nuovi per le labbra, 2 rossetti di questa serie qua che non so come si chiami in realtà, e allora questo qui si chiama Beach Babe ed è con dei glitterini dorati dentro, che però boh, sì, non si vedono in realtà, io li ho notati ieri sera ma già adesso non li vedo. Poi c'è questo qui che è il Nude C201, molto bello, rosatino, lucidino, vedete che rimane più lucido. Sto morendo di caldo in questo momento. Poi c'ho Dry Rose che è della stessa linea, quindi rimane lucidino ma è un po' più scuro. E forse quasi, ah sì, sono indecisa, in realtà ci stanno bene tutti e tre. Invece questo assolutamente non ci sta come colore perché è più aranciato e si chiama, è illeggibile, Killer della linea Wild, Stay Wild, è metallizzato, cioè mi piace un sacco ma secondo me non ci azzecca niente col trucco, quindi Stay Wild bocciatissimo. Dai, metterò Nude, sì, una roba molto leggera anche perché fa troppo caldo. E matita labbra, aspettate perché le ho tirate fuori per usarle, perché sennò non le usavo. Potremmo mettere questa matita di Astra che è la numero 32, è un colore nude che secondo me ci sta bene, dai.
Ok, e poi andiamo a mettere quindi nude, che è questo. Oh, molto bello, mi piace. Ed ecco qua, il trucco è finito. A parte il caldo improvviso che mi è venuto, per cui vi chiedo di scusarmi, ma spero vi piaccia. Un bacione a tutti, ci vediamo presto.